Lucio Fumero, il nostro amico di Rugby Time che sempre sentiamo da Milano, oggi finalmente ci siamo incontrati qui a Roma per fare un bilancio di questo Sei Nazioni abbastanza drammatico, possiamo dire. Diciamo che si sperava di potersi salvare magari in corner, oggi è stata l'emblema di tutto il torneo. Una squadra che regge una mezz'oretta più o meno con tanta difesa ma poche idee e poi crolla. Dopo le prime due prestazioni discrete con Galles e Francia è stato un tracollo unico. Brutta la partita con la Scozia, bruttissima quella con l'Irlanda, pessima quella di oggi. Che dire, negativo il viaggio di scuola su Sei Nazioni. Cosa possiamo salvare? Cerchiamo di vedere un po' il bicchiere mezzo pieno, anche se mezzo facciamo fatica a vederlo. Diciamo, il quarto di bicchiere pieno sicuramente sono alcune individualità, soprattutto Campagnaro e Sarto, che hanno dimostrato di essere assolutamente di livello internazionale, hanno realizzato tante mete e fatto tante belle cose. I giovani comunque, Furno, Allan, tra alti e bassi però qualcosa ha mostrato. La difesa sicuramente, abbiamo solo difeso, quindi almeno quella l'abbiamo fatta. Un po' meglio rispetto a novembre la mischia, male la touche, male tutto il resto. E così sono difficile quindi trovare dei punti su cui ripartire per almeno per i test match di giugno. Forse ripartire dalla testa, io lascerei a casa giugno tanti azzurri, non dico bocciarli definitivamente, non parlo della vecchia guardia. È vero che l'Italia ha la coperta corta, cioè i giocatori sono quelli, non è che possiamo inventarci grandi alternative. Però quello che sembra abbastanza palese è che per molti giocatori il posto nazionale sia un po' il posto statale, quello fisso sicuro. Forse mettere un po' di pepe, faccio un esempio soprattutto, aver ritrovato Tebaldi mette pepe a un Gori che prima non aveva alternative. Dovrebbe essere così per altri. Giusto. Grazie Duccio, grazie sempre per le brillanti osservazioni che ci dai. Saluti a tutti. Ciao.